Quindi questi precari che vanno a fare il medico all'interno delle commissioni di validità per pochi euro non potrebbero, per esempio, essere all'interno di un consiglio di circoscrizione o di quartiere o di un piccolo comune, il che, oltre che assurdo, è anche incostituzionale. Mi auguro per il futuro una maggiore attenzione da parte dell'INPS dei diritti fondamentali di ogni cittadino. Grazie, passiamo all'interrogazione degli onorevoli Ferraresi ed altri, numero 3203-2489. Concernente iniziative in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La sottosegretaria di Stato Franca Biondelli ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie signor Presidente. Colleghi, come noto, numerose lacune normative impediscono l'anticipo del TFR per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e non si è potuto dare seguito ad accordi tra le parti e a norme già approvate, tra cui in particolare, come osservato dall'onorevole Ferraresi, alla legge 8 marzo 2000, numero 53, recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura, alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. L'articolo 7 introduce un'ulteriore fattispecie alla possibilità per il lavoratore con più di 8 anni di servizio di poter chiedere l'anticipazione del TFR. Lo stesso articolo 7, al comma 3, dispone altresì, con decreto del Ministero per la Funzione Pubblica, di concerto con i Ministeri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per la Solidarietà Sociale, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità applicative delle disposizioni al comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tale decreto è stato ulteriormente richiamato nell'articolo 4,5 del decreto legge 185 del 2008, convertito in legge il 28 gennaio 2009, numero 2, che riporta il decreto ministeriale di cui all'articolo 7,3 della legge 8 marzo 2000, numero 53, è emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge. Al fine di dar seguito a quanto disposto dalla citata legge 53 del 2000, nel corso dell'anno 2011 ci sono stati una serie di incontri che hanno visto la partecipazione, oltre del Dipartimento della Funzione Pubblica, anche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in veste dell'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'ex INDAP. Nel corso degli stessi sono state rilevate le criticità, per lo più di natura finanziaria, all'applicazione dell'anticipazione del TFR al pubblico impiego, sospendendo quindi l'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle norme ai fini di armonizzare il lavoro pubblico con quello privato. Ad oggi, oltre alle citate criticità, andrebbero comunque considerate le modifiche introdotte negli ultimi anni al regime dei termini per la percezione del TFR da parte dei dipendenti pubblici. Infatti, sia il decreto legislativo 138 del 2011, sia la legge 147 del 2013, legge di stabilità poi del 2014, hanno previsto un termine di 24 mesi per la percezione del TFR per quei dipendenti cessati dal servizio volontariamente e un termine di 12 mesi per le cessazioni dal servizio per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro o per collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età. Si è comunque disponibile a un approfondimento per valutare l'opportunità di adottare gli atti necessari al fine di armonizzare ulteriormente la disciplina del TFR dei dipendenti pubblici a quello dei dipendenti privati, rendendo possibile anche per il pubblico impiego l'utilizzo dell'istituto dell'anticipazione di parte del TFR, così come prevede l'articolo 2120 del Codice civile per i lavoratori del settore privato. La ringrazio. Onorevole Ferraresi, onorevole Ciprini, prego. Sì, ci dichiariamo non soddisfatti della risposta perché prendiamo atto che nulla ancora è stato fatto. Praticamente, quindi, il TFR dei lavoratori pubblici, che è un salario differito, viene di nuovo negato per problemi di finanza pubblica. È questo. Quindi, la legge c'è, manca quindi il decreto, che va proprio ad attuarlo. Ebbene, è chiaro, come ha già detto anche la sottosegretaria, c'era già una legge a monte che era appunto il decreto 80 del 98, che appunto ha privatizzato il rapporto del pubblico impiego.
Ma ovviamente ciò ha significato evidentemente solo svantaggi per i pubblici dipendenti che ad oggi non possono ottenere quello che è già loro, cioè il TFR, ed è per questo che per coloro, per i destinatari,